quello che c'è al di sotto, quali sono le radici di quello che è contenuto nei libri di testo. E ho pensato a come cominciare. Secondo me un buon inizio è questo. Il 12 settembre, domani di anniversario, del 1961, il Presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy, incontra nello stadio della Rice University a Houston circa 40.000 persone, studenti universitari, e fa un discorso storico, un discorso di importanza capitale. E dice tra le altre cose, siamo nel 61, noi andremo sulla Luna non perché sia facile. Gli storici della scienza dicono che l'allunaggio, l'operazione dell'arrivo dell'uomo sulla Luna, è forse l'impresa più difficile che l'uomo abbia mai realizzato. È necessario, dal punto di vista tecnico, circa 400.000 persone che hanno lavorato. Però in realtà radici sono molto importanti, come vediamo a breve. Dice, andiamo sulla Luna perché è un compito molto difficile, è un compito impegnativo, è un'attività che metterà a dura prova tutti. Perché? Perché lo facciamo? Perché imbarcarsi in un compito difficile ti obbliga a tirar fuori il meglio di te. Non puoi dire che questa impresa la rego nel 10% delle mie risorse. Ci devi buttare anima e corpo al 100%. E quindi tira fuori il meglio di te. Perché questo? Perché ciò che c'è, l'obiettivo da raggiungere è una conoscenza importante, grande, vasta, è un sogno che l'uomo ha sempre avuto e realizzarlo fa e farà del bene a tutti quanti. E il beneficio di conoscenza, di tecnologia che consegue deve, questa è l'idea del Presidente, essere a disposizione di tutti, di chiunque. Come ci siamo arrivati? Da dove si parte? Beh, fisica significa natura. La fisica si occupa di investigare tutti i processi naturali. Tutto ciò che avviene in natura è oggetto di studio della fisica. Non importa quanto semplice o quanto complicato. Voglio capire come funziona l'ambiente dove mi trovo, l'universo, il mondo, eccetera. E il mondo da che esiste, da cui abbiamo reperti archeologici, ha sempre cercato di spiegare, di interpretare ciò che vede, l'ambiente dove sta. Ma la prima forma di spiegazione e di interpretazione, okay, con le conoscenze caratterizzate dell'epoca data, è mitologica. Il mito è una parola che significa racconto, storia, favola. E normalmente il mito ha a che fare con le divinità. Cioè si attribuisce la struttura del cosmo a qualcosa che è al di sopra, molto al di sopra dell'uomo. C'è un British Museum, se ci andate, c'è un papiro che si chiama papiro di Brinfield, che è il nome dell'archeologo che l'ha portato in Inghilterra. Il papiro è
circa del 1800 avanti Cristo. E mostra tre divinità. Una divinità che è una persona stesa per terra, rappresenta la terra, Geb. Poi c'è una divinità in piedi che sorregge il cielo, Shu, e Nut, che è una dea femminile, con il corpo tutto costellato di stelle, che è il firmamento. Quindi la struttura del cosmo è caratterizzata, è un risultato dell'azione di divinità. Però io non posso pensare di andare a capire cosa c'è nella testa di una divinità. Devo accettare il mito e buonanotte. Non posso metterlo in discussione perché è un prodotto di una divinità. Okay. Non è un caso questo. Tutti i popoli della Terra, dai cinesi fino ai nativi americani, concepiscono la Terra, il cosmo, come un disco piatto sul quale è posta capovolta una specie di tazza, una palotta, sulla quale sono imbastonate le stelle e il sole. E questa è retta, a seconda delle mitologie del paese, da colonne, da elefanti, vichinghi hanno sotto un albero, sono un po' di tutto. È tutto finito e chiuso lì. Gli egiziani in particolare hanno un fiume, un fiume oceano che circonda l'intero disco e nessuno si mette in discussione questa struttura perché è opera della divinità, è fatta e finita, non ce ne parla più. Poi c'è un colpo di scena. Sesto secolo avanti. In Grecia. In realtà non è Grecia ma è Turchia. Però il popolo delle colonie turche aveva una cultura, una lingua greca. I quali dicono, beh, ma cosa succede al sole in questo contesto? Che fa il sole di notte? Perché non lo vede più? Dove va a finire? Gli egiziani pensavano che solo quando arriva prende una barca, fa il giro del disco terrestre e risale dall'altra parte. Una spiegazione tutto sommato neanche tanto bislata, okay. Legata al mito. In questo periodo, in questo secolo, nasce il pensiero naturalistico, cioè l'idea che i fenomeni naturali hanno una spiegazione naturale. Se io guardo fuori dalla finestra, vedo tantissime cose diverse, okay? Apparentemente scollegate, senza niente che le leghi. Vedo caos, che in greco significa l'assenza di leggi. In questo periodo nasce l'idea che l'universo non è caos ma è cosmos, che significa armonia. E sicuramente ricorderete questo nome del corso di filosofia, ma l'avete visto anche in geometria. Talete, finito, fa un passo fondamentale che cambia la storia dell'intero pianeta. Ha questa idea. Non solo l'universo è cosmos, è armonia, ma c'è un unico principio che spiega tutto ed è un principio semplice. Per Talete era l'acqua. Poi adesso ci vuole, ci fa anche ridere. Ma se riflettiamo un poco più a fondo, quello che fa oggi un fisico, uno che si occupa di ricerca fondamentale, è esattamente quello che ha iniziato Talete. Oggi cerchiamo la teoria del tutto, una teoria che spieghi con un unico meccanismo tutti i fenomeni naturali. Per adesso questa teoria non esiste. I fenomeni naturali sono l'effetto di quattro processi base
fino agli anni 80. Dagli anni 80 in poi sono tre. L'unificazione di due ha affrontato il premio Nobel a un moriziano. Adesso c'è la forza elettro debole, la gravitazionale e la nucleare forte. Ma il pregiudizio, in senso buono teorico, nasce qua. Noi oggi stiamo continuando l'idea di Talete, l'idea che il cosmo è comprensibile, cosa tutt'altro che ovvia, e ha una spiegazione semplice. Non per niente, in questo stesso periodo, Talete formalizza il concetto di teorema. Prima non esisteva. Teorema in greco significa vedo al di là. Un'altra cosa che non è un caso, la nostra parola idea, la parola idea ha un'etimologia greca che è da eidos, che significa forma. Vedo questo tavolo, osserva la sua forma e nella testa di Talete nasce l'idea di rettangolo e l'idea che alcune proprietà del rettangolo possono essere dimostrate da altre, quindi la concatenazione logica. Sempre in questa fase, in quest'epoca, che questo processo non è singolo, ma è un processo culturale che coinvolge tutti gli ambiti della vita umana. Un pugno di civiltà, la Lega Ionica, la Lega Ionica, si accorge che se le decisioni vengono prese discutendo sono migliori. A quest'epoca il mondo era già vecchio, era già evoluto, c'erano civiltà fiorentissime, la civiltà egizia stava tramontando, era in base all'impero assirio. In Mesopotamia c'era una civiltà straordinaria. Roma era un pugno di capanne sul Tevere. A Ninive e a Babilonia c'erano i giardini pensili, palazzi alti 80-100 metri con i giardini, acquedotti che trasportavano acqua per 80 km, tecniche per sollevare l'acqua e irrigare i giardini di straordinaria efficacia. Quindi una conoscenza tecnologica avanzatissima. Noi adesso ci stupiamo degli acquedotti romani che troviamo in giro per l'Europa. Loro li hanno realizzati 800 anni prima. 400 anni prima. Okay? Quindi il mondo era già evoluto. E quelle civiltà sono rette da imperatori che sono, considerano se stessi, sono considerati delle divinità, delle quali non si può discutere niente. Non posso discutere le decisioni, le leggi che vengono dall'imperatore. In quell'epoca un pugno di città decide che le leggi le facciamo noi. Noi cittadini liberi, Mileto, Efeso, eccetera, decidiamo che ci governiamo in questo modo. E la legge è quella perché lo decidiamo noi. Se non funziona più, la cambiamo. Cambiare la legge straordinaria. Non è un caso che tutto nasca in quell'epoca. Nessun altro popolo della Terra ha ottenuto risultati comparabili. Nasce la storiografia. Ecateo, sempre di Mileto, dice: il mito racconta che Ercole è andato negli inferi perché è sceso attraverso quella località. Sì, io sono andato a vedere, ma non ho trovato nessuna porta negli inferi. Probabilmente, dice Cateo, il mito nasce dal fatto che in quella località c'è una specie di serpente molto velenoso che viene chiamato porta dell'inferno. Da cui mi racconto un parola, che è quello che gli storici fanno adesso. Scovano i fondamenti oggettivi nei racconti di mitologia. Questo processo nasce lì. Okay. Il passo successivo lo fa un allievo di Talete, che è Anassimandro. Una generazione dopo. Anassimandro dice: sì, d'accordo, il principio è unico, ma non è l'acqua. Lui va oltre, dice: è qualcosa di
indefinibile, lo chiama Aperion. Cioè ciò che non ha contorno, l'infinito, l'indefinito, che è quello che facciamo noi adesso. Noi diciamo questo fenomeno avviene perché l'energia si trasforma, ma l'energia è un concetto che nessuno ha mai visto, non ha mai preso in mano, è qualcosa di immateriale, è un'astrazione che ci serve per spiegare quello che vediamo. Questa idea nasce nel 24, ormai 25 secoli fa. Non solo, ma dice questo sistema non è il più funzionale di tutti. Se io vedo una persona che cammina e si sposta e qui vedo che sparisce fuori di appare da questa parte, che cosa penso? Che è passata dietro a casa. Se osservo il cielo di notte e vedo una montagna e vedo le stelle che fanno un tracciato di qua spariscono, qua riappaiono, che cosa penso? Che sono passate dietro la montagna. Ma perché non potrebbe essere che il sole non fa altro che girare attorno alla terra e riapparire dall'altra parte senza bisogno di prendere nessuna barca o nessun viaggio strano? È la prima volta nella storia del pianeta che qualcuno afferma che la Terra è un pezzo di roccia che galleggia nello spazio e che quindi abbiamo cielo anche sotto i piedi. Provate a fare un'affermazione controintuitiva che sia valida ancora tra 24 secoli. Questo è quello che ha fatto gli schematici. Dopodiché il passo successivo lo fanno i pitagorici. Simandro dice, beh, in questo senso la direzione alta e bassa sono equivalenti, sono i due uguali. Allora Simandro pensava che la Terra fosse un cilindro. Ma in realtà, i pitagorici affermano, non solo alto e basso sono equivalenti, ma tutte le direzioni sono equivalenti. Il solido in cui tutte le direzioni sono equivalenti è la sfera. Quindi l'umanità conosce il fatto che la Terra è una sfera da 24 secoli. Quando sui libri di testo leggete che Cristoforo Colombo ha avuto difficoltà a organizzare il suo viaggio nel nuovo mondo perché pensava che la Terra fosse piatta, è un falso storico, non è vero. All'epoca di Colombo si sapeva benissimo che la Terra è una sfera. Dante ne parla nella Divina Commedia. Sono dipinti del 1200, se trovate un re, un affresco di un re medievale, il re medievale ha in mano una palla per simboleggiare il suo dominio sul mondo. Non ha in mano un disco. Ok? Non solo, ma Anassimandro è il primo che dice, non è Giove che manda la pioggia quando piove. È l'acqua del mare che evapora, forma le nubi si sfondono e viene sulla pioggia. Il ciclo dell'acqua, studiate anche le nebbie, è stato descritto per la memoria di Anassimandro. Non solo, ma in un suo frammento, è il primo che usa la parola fisica, sua televisione, cioè sulla fisica. Dice, tutto ciò che succede è causato da qualcos'altro e a sua volta causa qualcos'altro ancora. Secondo l'ordine del tempo e per necessità. Cioè non c'è niente di arbitrario. Quello che succede è l'effetto di una legge fisica semplice, necessaria e ordinata secondo il tempo. Questa idea è quella che fa funzionare la ricerca scientifica ancora adesso. Non avrebbe senso investigare il mondo se non fossimo convinti che c'è una legge dietro che lo regola. Sarebbe tempo perso. Però non siamo ancora al pensiero scientifico. Il pensiero scientifico viene dopo. Qui siamo al pensiero naturalistico. Qui che cosa manca? Manca un altro colpo di scena. Circa, qui siamo
tutti i pedagogici sono nel IV secolo, nel III secolo, tra il III e il IV, c'è un fenomeno mondiale di importanza enorme. Un popolo che prima non aveva avuto una grande storia viene alla ribalta della storia. Perché? Perché il popolo trova delle miniere di argento e d'oro. Il nome del popolo significa pastori, macedoni. I macedoni sono di origine pastori. Diventano un popolo ricco in base ai momenti militari preziosi e il re Filippo II assume per fare da maestro a suo figlio il più grande sapiente dell'epoca, Aristotele, il quale dà un'apertura mentale enorme ad Alessandro. E questo concepisce un progetto che oggi chiameremo di globalizzazione. Vuole mettere insieme l'intero mondo conosciuto. Ed è un'impresa che gli riesce contro ogni immaginazione. Arriva fino all'Indo, fino all'India. E che effetto ha? Beh, questa non è una cultura. Fonde questo processo, fonde, mette insieme l'abilità greca di speculare, di ragionare, okay, con la tecnologia presente nella mesopotamica, che era molto superiore a quella della Grecia. Quindi questi due saperi si fondono e danno luogo a uno sviluppo, a un'epoca che viene chiamata ellenismo, che va dalla morte di Alessandro Magno 323 a.C. alla conquista romana dell'Egitto 53 a.C. mi pare, in cui nasce il pensiero scientifico. Durante il regno di Alessandro, ogni volta che conquistavano un paese o una città, creavano un ente, un istituto che traduceva dalla lingua locale al greco le leggi e le tradizioni del popolo, e dal greco alla lingua locale le leggi che i greci imponevano, gli invasori imponevano. Questa abitudine viene sublimata nel regno che poi i generali di Alessandro si dividono, Tolomeo a quello dell'Egitto, e Tolomeo I ha questa idea straordinaria. Vuole creare un istituto, io prego, che raccolga tutto il sapere della sua epoca, la biblioteca e il museo. E in questo istituto è il primo ente di ricerca nazionale. Il faraone paga delle persone che hanno il compito di aumentare la conoscenza. È il primo posto dove c'è un sistema sanitario nazionale. Il faraone paga medici che curano chiunque, gratuitamente. È una città con 500.000 abitanti, con 500 teatri, 400 bagni pubblici, un sistema di purificazione dell'acqua che rendeva potabile l'acqua del Nilo, con vie lunghe 30 km e di concezione assolutamente straordinaria. E ci sono questi due enti, la biblioteca e il museo. Hanno istituito una tassa per cui tutte le navi che entrano in porto danno i loro libri alla biblioteca, i quali li copia e li rende la copia, tiene l'originale. In questa epoca vive Archimede, vive Euclide, che è l'autore della prima teoria scientifica del pianeta. Euclide scrive, certo, qual è il libro più letto nella storia dell'umanità? La Bibbia. E il secondo? La geometria di Euclide. Il secondo libro più letto e più stampato nella storia dell'umanità è Gli elementi della geometria di Euclide. Perché? Perché è la palestra con cui la gente impara a ragionare. Perché inventa il metodo dimostrativo, organizza la conoscenza matematica, ne fa un'enciclopedia, grazie, che diventa lo strumento per allenare la mente. Nell'Accademia di Atene, quella di Platone,
Simone, all'ingresso c'è scritto chi non conosce la geometria non entri. E vediamo se ci riesco. Nello stesso periodo vive lì, hanno uno dei molti personaggi che occupano quest'epoca, si chiama Filone di Bisanzio, il quale scrive un libro, due diversi in realtà, ma uno ci è arrivato e gli altri no, sulla costruzione delle catapulte. Filone di Bisanzio, terzo secolo avanti Cristo, dice successivamente, c'è un estratto del suo testo, l'analisi degli errori fatti precedentemente e mediante l'osservazione dei risultati di esperimenti, il principio fondamentale della costruzione delle catapulte fu ricondotto a un certo elemento. Questo risultato fu raggiunto per la prima volta dai tecnici alessandrini, forniti di ricchi mezzi da re che amavano la fama e la tecnologia, che non tutto si possa ottenere con il ragionamento e con i metodi della matematica, della meccanica, ma che molto deve essere scoperto con esperimenti, risulta chiaro da molte cose che dico qui e che dirò altrove. Quindi il fatto che la sola speculazione teorica non fosse sufficiente all'indagine sulla natura era noto 23 secoli fa. Non è un risultato del Rinascimento. Galileo lo riscopre. Newton lo riscopre. Newton aveva queste opere nella sua biblioteca. E lì sono ben consapevoli che bisogna fare esperimenti. Devo prendere una teoria e devo metterla alla prova. Avevano opere di tecnologia incredibili, che oggi sono incredibili. Non so se avete mai sentito parlare del meccanismo di Antichità. È un reperto archeologico trovato all'inizio del Novecento, finisco subito, ed è il primo computer portatile. Un computer meccanico, ci hanno avuto 50 anni di studi per capire come funziona, è un computer per calcolare i moti dei pianeti e le date delle Olimpiadi, le date di determinati fenomeni naturali, e i meccanismi che stanno alla base di quella tecnologia si pensava fossero stati inventati dagli orologiai europei nel XVII secolo, quindi è in anticipo di 18 secoli sulla storia ed è un prodotto di quella cultura.